lega il mio volantino, lo legge, semplicemente non le dico di votarmi. E poi c'è Urso. Nella capitale in cui forse sotto sotto nessuno si augura davvero di diventare sindaco e dove si grida addirittura al complotto quando si hanno chance di vittoria, chi invece vorrebbe davvero conquistare il Campidoglio è un orso, quello che corre in ticket con Gianfranco Mascia alle primarie del centrosinistra facendo il verso al fortunato cartone animato Mascia e l'orso. Il candidato con l'orso, Gianfranco, eccoci. Stavamo dicendo questa determinazione dirigenziale. Una strada chiusa. Una strada chiusa, è passato più di un mese questa strada chiusa perché ci sono queste buche qua che impediscono ai bus turistici di passare. Come avete visto che siano venuti a fare dei controlli, delle verifiche o cose del genere? Non ho solo tagliato i rami dei vini, ma... Niente. Lui ci sta mettendo la faccia anche in questo caso e promette che se diventiamo sindaci, io sindaco e lui viene in Campidoglio, no, vice no, viene in Campidoglio con me, noi risolviamo il problema delle strade dissestate. Mascia e l'orso, facciamo. Io voglio solo l'orso. La mia idea è quella di incentivare i mercati rionali e togliere soldi agli ipermercati, basta ipermercati perché sono quelli che stanno rovinando, capito? Che sono tutti ladri. Io non sono un politico, però orso non può essere, una faccia così non può essere ladro. No. Gianfranco Mascia continua la sua. Sta continuando la sua campagna elettorale, questa volta contro gli autobus turistici. Autobus, questa non è un'autostrada. Come cosa ha detto? Venezia, che questi sono come le grandi navi a Venezia. Che cosa ha detto il conducente? Ha detto ok. Ok. Se vogliono un sindaco che voglia trasformare il comune di Roma in una casa trasparente, io sono la persona adatta. Grazie. Io e Orso. Tu sei, vieni dal popolo viola, non sei forse più vicino alle stanze di Beppe Grillo e del Movimento 5 Stelle? Beh, alcuni temi del Movimento 5 Stelle mi piacciono molto. Il problema è che loro sono chiusi. Cioè non avrebbero accettato mai un'alleanza con i Verdi. Impone l'orso, sta imponendo l'orso. Su via del corso, non devono passare. Non devono passare. Ci sono un paio di persone che mi hanno detto che non mi voteranno perché c'è l'orso, ma queste non mi avrebbero votato comunque. Stringi la mano all'orso, dai.